che ho fatto per tanti anni, l'abbiamo fatto proprio per questa gente che ci ha seguito, e sentiamo che hanno bisogno di sentire l'affetto di questa squadra, di sentire vicino questo pezzo di terra, diciamo, di gente che si trasferisce dal sud al nord e quindi sta vicino per poche ore. Questa è bellissima. Quando
giro, mi chiedo, dopo 50 anni che giro il mondo e vedo tutto voi, quando arrivo qui ho delle emozioni come quando ero ragazzino. Un momento in mezzo a questa cosa sfondorata, bellissima. Aspetta, Pupi, la Lord è qua! Si è dedicato, sì, alla squadra, per carità, vincere milioni e milioni di cose, ma è dedicato soprattutto a un ragazzo, un uomo, più o meno. Che ha saputo nobilitare l'arte del calciatore in un momento in cui sembra destinato a prendere altre strade e altre pieghe. Zanetti è... perché in questi giorni quando abbiamo saputo che Zanetti sarebbe stato con noi, mi è parso quasi miracoloso doverlo accostare alle notizie che partivano da Catanzaro. Sono notizie triste, sono notizie scandalose, sono un momento sempre più doloroso del nostro viaggio. E noi cosa facciamo? Ci mettiamo davanti la faccia di Zanetti, che salva e pulisce. E ci rende tutti. Ma invece allena anche il suo cuore personale con questo ragazzo, che io sono stato fra i primi 20 anni fa a conoscere quando arrivò in Italia, la prima commissione televisiva con lui. Potete, ve lo finché potete.